Buongiorno! Allora, dopo 5 giorni di pioggia, finalmente oggi abbiamo il sole, ragazzi, e quindi ne abbiamo approfittato per sdraiarci, far asciugare un po' tutto quello, tra virgolette, che aveva preso un po' di umidità, tipo il materasso, piumone, il coprimaterasso, cuscini e persino pachi, ragazzi, perché sono praticamente 5 giorni che prendiamo acqua. E non ne potevamo più, eravamo veramente stufi. Questa notte abbiamo dormito qui in riva a un fiume bellissimo, calma piatta, tranquillità. Questa pineta, eravamo qua dentro, c'era un polino di vento ieri sera, ma grazie alla pineta siamo stati riparati. E adesso, appena svegli, ci siamo messi qui in questa radura sotto il sole bello pieno e stiamo facendo asciugare tutti. La Moira è bella rilassata al sole, eh? Come hai dormito stanotte? Eravamo in territorio di caccia, ragazzi, perché in lontananza si sentiva sparare, che era una bellezza, però si vede che o stavano cacciando qualcosa o c'era qualcuno che si stava divertendo. Comunque abbiamo dormito benissimo e finalmente poi il sole. Vivi la giornata, secondo me, in modo completamente diverso. Comunque aspettiamo ancora una mezz'oretta che si asciuga tutto e poi dopo si riparte. Pausa pranzo, ragazzi, pausa pranzo. Il fuoristrada lo abbiamo finito, si ritorna sull'asfalto e andiamo in direzione Varsavia. E che dire, è stato un giro bellissimo. L'ho trovato con Wikiloc e niente, è stato bello, c'è stato di tutto: fango, rocce, sabbia, guadi, anche pendenze importanti, quindi è stato molto divertente. Pachi, neanche a dirlo, è praticamente il suo ambiente, e la Moira si è divertita, ha anche guidato per un pezzo, quindi ci sta, dai.
Adesso oggi pranziamo con panino con la bistecca. Panino con la bistecca e una fettina di panciata. Aspetta che è ancora crudo dopo. Ok. Allora, panino con la bistecca. Panino, va che roba, spettacolo, tanta roba, dai. E continuiamo col viaggio. Dopo questi chilometri fatti in mezzo alle campagne, finalmente siamo arrivati a Varsavia ed ecco ragazzi una delle città più belle d'Europa. Choppers, better cut those wrists, cold blood in my fists. We fire starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Not work, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. Dico che non si può fare, non si può fare ragazzi, è incredibile, la maledizione della pioggia. E siamo qui a Varsavia, entriamo in centro in pochissimo tempo, traffico zero, arriviamo praticamente nel centro storico, ma il parcheggio, pum, troviamo parcheggio praticamente dietro il centro e comincia a piovere, sta piovendo e quindi non si può fare. Ho detto vabbè, dormiamo qui, domani niente, domani dà ancora peggio, quindi dà ancora più pioggia di oggi. Varsavia la vedremo in un'altra vita, non è un problema, tanto non siamo turisti, come ho sempre detto fin dall'inizio, non siamo qui per vedere le città, noi stiamo vivendo un'esperienza in solitaria, in tranquillità, anzi vi dirò, i centri abitati ragazzi sono un disastro, si ritorna a quella frenesia, si vede proprio la rabbia nelle persone, la gente corre, noi non stiamo cercando quello, anche perché sennò restavamo a fare la vita di prima. Si prosegue, siamo indecisi se andare a Cracovia o a Praga e vedremo, comunque il viaggio prosegue. Allora, è un video serale, sono le ore 23:57 e siamo ancora in giro. Francesco vi spiega perché siamo ancora in giro. Allora, Varsavia, pioveva, brutto tempo, allora abbiamo detto vabbè, allora portiamoci avanti, vogliamo andare a Praga, andiamocene a Praga. E abbiamo fatto 2 ore di coda, perché Varsavia è incasinata tra lavoro in corso, traffico, tangenziali chiuse e quant'altro. Allora siamo riusciti a fare giusto un centinaio di chilometri e ci siamo fermati in una cittadina tranquilla, ville dappertutto, aperto Park Fortnite, c'era un parcheggio vicino con bagni, servizi, fornitura d'acqua. Abbiamo detto vabbè, fermiamoci lì, andiamo al parcheggio. Il parcheggio effettivamente era un parcheggio tranquillo, pulito, in ordine, e vabbè, l'acqua era stata chiusa, i bagni erano chiusi, vabbè, non è un problema, tanto noi siamo autonomi e montiamo tenda, veranda, cuciniamo, mangiamo. A un certo punto, verso le 8:30-9 di sera, comincia ad arrivare macchine, tutto andare, macchine di ragazzi, ragazzini che vengono lì, sgommano, fanno, si sono messi a far casino. A un certo punto abbiamo detto guarda, andiamo via perché non è cosa, e quindi abbiamo chiuso in 448 tenda, veranda, cucinino e tutto, e adesso abbiamo trovato un altro posticino, prima volta che ci fermiamo in un parcheggio, assurdo. Quindi consiglio che vi do, evitate i parcheggi ragazzi, evitateli, andatene piuttosto nei boschi. Noi quando dormiamo nei boschi raga, zero problemi, tranquilli, dormiamo che non c'è nessun problema. Sto giro siamo andati in un parcheggio e quindi adesso siamo quasi arrivati, 5 km siamo arrivati al nostro posto e niente, rimontiamo al volo la tenda e ce l'andiamo a letto, perché
siamo veramente veramente stanchi. A domani, ragazzi. Buongiorno. Ragazzi, avete visto che paradiso, no? Dovete capire che noi stanotte siamo arrivati nel pieno buio, però vabbè, grazie ai faretti che abbiamo, le barre a led che abbiamo lateralmente davanti e dietro, abbiamo illuminato praticamente tutto. Però l'oscurità della foresta ovviamente ci accerchiava, e non vi nego che abbiamo montato, fatto, siamo entrati dentro la prima mezz'ora. Io personalmente, io sono quello un po' più riflessivo, lei prende e dorme, già russava dopo mezz'ora, e quindi niente, abbiamo dormito benissimo, però, ma veramente benissimo, nella pace e la tranquillità. Stamattina ci alziamo e troviamo una location del genere, cioè, dopo aver subito tra virgolette queste vicissitudini di Varsavia, fatto fatica a uscire da una città, ci troviamo in questo paradiso, in pace e tranquillità, noi con la natura. E lì scatta di nuovo la riflessione, ragazzi. Queste città, ci siamo proprio resi conto che entrarci è facilissimo, perché la città vuole che tu entri. Il problema è uscirne, è veramente uscirne. Se ti, non lo so, hai questa sensazione costante che non voglia che tu vada via. Quindi non lo so, io personalmente farò fatica a tornare a visitare le città, perché io ho sempre odiato le città, le grandi città. L'unica città al mondo che io amo e che ci tornerei volentieri, con pachi, e prima o poi lo farò, è New York. Ma per il resto, ragazzi, il caos, il casino, la disperazione, perché comunque vada, abbiamo attraversato anche quartieri veramente veramente brutti. La natura, ragazzi, bisogna tornare a vivere la natura. Qui nessuno può romperti le scatole, nessuno può darti fastidio. Se hai i tuoi accorgimenti, nessuno ti vede. Quindi, ragazzi, location, tanta roba. Ora chiudiamo tutto e ripartiamo. Si chiama più Paki, è diventata una femmina. Pachinia. Questa roba che... Pachinia.
viaggio, dura una cifra, eh? Complimenti ragazzi. Questo auto lavaggio io me lo intendo perché lavo macchine da una vita. Qui siamo livelli massimi, livelli top. Devo capire se hanno l'aspirapolvere, però non l'ho vista. No, di là no, c'è un altro lavaggio. E più delle volte le persone sono convinte che lavare l'auto sia solo un fattore estetico, cioè per avere la macchina sempre pulita. Non è così, almeno per quanto riguarda i fuoristrada, ragazzi, non è così, perché anzi, proprio per i fuoristrada c'è questa convinzione che se è sporco è meglio, perché uno vuol dire che va in fuoristrada. Non è vero niente, perché appunto tutte quelle parti meccaniche che sono tra virgolette sporche, sabbia, polvere e quant'altro, rovina le parti meccaniche. Quindi, ovvio, non è che uno deve lavarlo tutti i giorni, però noi sono 3 giorni che facciamo fuori strada. Abbiamo fatto di tutto, guadi, fango, la macchina era veramente, faceva veramente schifo. Cominciava a sentire qualche cigolio, specialmente nell'impianto frenante, perché lo sporco si infila all'interno delle pastiglie e quindi comincia a fare rumore. Quando fa rumore vuol dire che lì il disco e le pastiglie stanno sfregando con qualcosa, e quindi di conseguenza non va bene. Gli si dà una bella lavata ed è di nuovo operativo. Comunque sì, è importante lavarlo e asciugarlo. Io uso questi panni qua, questo qui l'ho preso un anno fa sul sito La Cura dell'Auto, si chiama Mammut, ha uno strato praticamente di assorbimento impressionante. Noi abbiamo asciugato tutto Pachi con un solo panno, ragazzi, con un solo panno. Il panno ancora sta tirando. Questa è la differenza tra prendere un prodotto professionale e uno no. Motore, quando laviamo diamo un'occhiata, gli diamo magari una pulita superficiale almeno alle plastiche, per il resto siamo di nuovo operativi. Controllare la macchina è importante. Adesso per esempio ho aperto il vano motore per controllare e c'era questa guarnizione staccata, è entrata un po' d'acqua qua dentro. Quindi controllare il mezzo dopo aver fatto fuori strada è molto, ma molto importante. Adesso però, ragazzi, si prosegue col viaggio.